trovi una bottiglia di caffè che si sente meglio? Non si sentiva? Non la vedete le casse? Non si sente, tirate su la cassa, non lo sente. Appunto, ma con tutti i soldi che hanno dobbiamo portarlo da tutto. E invece le abbiamo da fondere. Parma assediata. Vedi, quando c'è da spiegare Pizzarotti fuori Parma, poi sta mettendo a scuola, scusi. Ti scusi, prendiamo in quadratura assolutamente. Scusi, Silvia Bianca. È anche abbastanza bassa per farsi lavoro. Ok, mi sentite? Bene, allora, per io parlo per quanto riguarda i servizi educativi, quindi la questione rinnovo meno del contratto per l'infanzia, bando da fare e quant'altro. Cioè, per il Parma Infanzia abbiamo fatto intanto una proroga fino a giugno, in attesa del bando. Il bando non siamo ancora riusciti a farlo proprio perché ci sono questi tagli in previsione da parte del governo e quindi dobbiamo chiarire il quadro della questione economica. Ciò non toglie che ho, come ho già detto prima, mandato una lettera a CGIL e tutti i rappresentanti del sindacato, in cui dicevo che appena la situazione sarà più chiara, quindi avremo la certezza di quello che effettivamente ci verrà fatto, faremo anche gli incontri pubblici, sia con i genitori, sia con i rappresentanti, con chiunque sia in qualche modo interessato o coinvolto nella questione, per parlare insieme. Questo per quanto riguarda i servizi educativi e in particolar modo appunto quello che sono le scuole dell'infanzia e famiglia. Adesso però, siccome c'è tutto noi una sessione di bilancio, avete annunciato alla stampa, senza contattare sindacati, associazioni, genitori, avete annunciato alla stampa i tagli e non avete un piano B di nessun tipo. Adesso volete che lottiamo con voi? Dovevate coinvolgerci! C'è Renzi anche a Reggio sia per questo. Aprite le casse, tutti sono i soldi! Non è la guerra! Allora, buongiorno a tutti, sono Marco Ferretti. Allora, per quanto gli annunci alla stampa senza contattare i sindacati, mi fa piacere che ci sia qua Bussandri, che mi può, spero lo confermare, che abbiamo fatto un incontro con i sindacati, con Federale, in cui quando abbiamo avuto sentore di quello che stava succedendo con la legge di stabilità, abbiamo contattato i sindacati confederali e abbiamo iniziato con loro a parlare dei possibili tagli. Ovviamente abbiamo illustrato i possibili tagli. Come abbiamo seguito il loro consiglio, cioè, posso citare Bussandri che è qua di fianco a me, ha detto non chiudete il bilancio prima di Natale perché sarebbe solo fare una gara a chi chiude prima il bilancio e a legge di stabilità non chiusa e tutta una serie di cose, tanto che non approveremo il bilancio sicuramente entro il 2014. Non si è ancora parlato di proroghe a livello governativo dei bilanci di previsione dei comuni, quindi teoricamente siamo già fuori legge noi come approvazione del bilancio di previsione e ci stiamo poi a verificarne le conseguenze se il governo non darà la proroga che speriamo, perché speriamo la proroga? Per
cercare di chiudere il bilancio nel migliore dei modi. Allora, parlo dei disabili, l'assessore Rossi penso che mi abbia incontrato anche ieri o l'altro ieri. No, ha fatto un incontro ufficiale ieri o l'altro ieri. Con le associazioni di categoria. Diamo almeno quello che è atto degli atti a denunciare. L'assessore Rossi penso che abbia spiegato e vado nel merito della gara dei disabili. I disabili sono coperti fino ad agosto 2015. Era stata fatta. Potrei farle dire delle cose che si pente qua, perché cosa ne sa lei di quello che sono io? Mi dispiace se ha dei disabili in casa, volontà del comune, e lo denota il fatto che non abbiamo chiuso il bilancio, non stiamo neanche pensando di chiuderlo nel breve, è quella di recuperare tutte le risorse per mantenere i servizi invariati. Questo deve essere chiaro a tutti, che nessuno ha voglia di tagliare servizi ai disabili. È stato detto dell'altro, però avete detto dell'altro.